Bentornati amici, cominciamo questo argomento sulle civiltà dell'Asia, nelle civiltà dell'Asia fino circa al 1500. Stiamo parlando sempre di Medioevo. Quello che interessa particolarmente la storia dell'Europa sono certamente i mongoli, le invasioni mongole, ma perché separarle dalla storia della civiltà cinese? E da altre civiltà dell'Asia. In fondo, i mongoli conquistarono anche la Cina per un certo periodo, furono imperatori della Cina. La peculiarità della storia della Cina è quella di essere sempre stato un impero, a differenza dell'Europa occidentale, a differenza dell'Europa in generale. In Europa, dopo la dissoluzione dell'Impero Romano d'Oriente, non si formò nessuna entità politica simile. La tendenza è a formare stati nazionali che si combattono l'uno con l'altro. Invece, in Cina vi è stata sempre la prevalenza dell'idea e della realizzazione di un impero che spesso comprende territori vastissimi. Non si tratta sempre dello stesso impero. Ogni impero, ogni dinastia crolla, poi però non vi è nulla di simile al frazionamento feudale dell'Europa medievale. Arriva inevitabilmente un'altra dinastia che ricostituisce l'impero. Anche l'economia millenaria della Cina è diversa rispetto allo sviluppo che ebbe l'economia in Europa. L'economia cinese è sempre stata controllata da burocrati, da funzionari, quindi un impero centralizzato con tantissimi funzionari che dominano, funzionari che spesso sono anche letterati e che vedono di cattivo occhio il commercio, i mercanti, l'accumulazione borghese, l'iniziativa privata. In Cina sono sempre state piuttosto inibite. Ci sono stati sì dei periodi in cui comunque il libero mercato, le iniziative imprenditoriali hanno preso un certo peso, però si tratta sempre di periodi piuttosto limitati della storia della Cina. Partiamo proprio da lontano. La Cina aveva una dinastia, quella degli Han. Creò un impero che era in qualche modo simile all'impero romano, sovrapponibile anche da un punto di vista cronologico. L'impero degli Han va dal 202 avanti Cristo fino al 320 dopo Cristo, d'accordo? Quindi in quel periodo la Cina non era particolarmente diversa dall'impero romano oppure dagli altri due grandi imperi che esistevano, degli altri due grandi imperi che esistevano nei primi secoli d.C., cioè l'impero persiano, l'impero dei Parti e l'impero indiano. Cosa succede? Che nei villaggi della Cina vi era la coltivazione dei cereali e un'agricoltura irrigua, ottime canalizzazioni. Questa sarà sempre una cifra dell'agricoltura cinese. C'era un potere centrale, appunto l'impero, chiamato il Celeste Impero, e, come ho detto, una casta di funzionari veniva chiamata burocrazia celeste. Gli Han fanno sviluppare la Cina enormemente, soprattutto da un punto di vista agricolo. Anche qui l'agricoltura viene gestita centralisticamente dallo Stato e dai suoi funzionari. Sarà sempre così in Cina. Sono i funzionari di Stato, la burocrazia di Stato che si occupa dei grandi lavori di irrigazione, del controllo delle acque, della manutenzione dei canali, del consolidamento delle strutture agricole, delle strade. Questi amministratori, la burocrazia celeste, non sono solo formati in ingegneria, in amministrazione, legislazione, sono anche intellettuali e letterati.
Questa burocrazia, l'impero, controlla anche il movimento dei beni della terra, per conto dell'impero. La compravendita di terra non era libera, a differenza di quello che stava succedendo nel Mediterraneo e nell'Europa comunque. I mercanti e gli artigiani in Cina svolgono un ruolo subordinato. Sarà, come vedremo, quasi sempre così. Le stesse città, le grandi città cinesi, non erano città mercantili con una borghesia brulicante e vogliosa di realizzare affari, di accumulare capitali. Le grandi città cinesi, all'epoca, nei primi secoli d.C., erano parte della burocrazia, erano centri amministrativi, erano appunto popolate da questi burocrati. Quindi abbiamo iniziato da molto lontano, addirittura vedete, cioè storia medievale della Cina, dal 1000 in poi, però per farvi capire meglio quello che succede, ho preferito iniziare qualche secolo prima. Nel secondo e nel terzo secolo l'impero Han già inizia ad avere problemi. Vi è una crisi agraria, vi è una rivolta dei contadini, la cosiddetta rivolta dei turbanti gialli nel 184 d.C. E poi guerre civili, anarchia, ma anche invasioni di barbari, e quindi la Cina si avvia al suo medioevo di guerrieri, di efferatezze e di barbarie. I nomadi Xiongnu riescono a infrangere la Grande Muraglia e invadono la Cina nel 311, Grande Muraglia che era stata costruita secoli prima per evitare appunto l'arrivo dei nomadi predoni, dei barbari dal nord. Ma in realtà la Grande Muraglia non servì quasi mai a niente, non riuscì mai a fermare queste invasioni. Questi Xiongnu sono dei nomadi, appunto invadono la Cina nel 311 d.C. e formano un regno, il regno Zhao, d'accordo? Che cosa succede? Che altri nomadi mettono a ferro e fuoco la Cina, si chiamano Xianbei. Non solo, ma abbiamo anche l'invasione dei Tuoba. I Tuoba sono un popolo turco, sono una delle prime tribù turche di cui abbiamo notizia nella storia. Fate attenzione appunto ai Tuoba. Questo succede nella Cina settentrionale perché l'impero Han controllava, aveva il suo centro proprio nella Cina settentrionale. L'impero Han si trovava a nord lungo il fiume Giallo. Il fiume Azzurro invece, cioè lo Yangtze, come tutti sanno, si trova a sud della Cina. Il sud della Cina resta immune dalle invasioni che vi ho detto e vede la formazione di molti regni indipendenti, mentre il nord sprofonda nell'anarchia militare. Molti cinesi, infatti, emigrano qua a sud, venendo dal nord, per sfuggire alle violenze, alle guerre a cui si accompagnavano sempre violente epidemie. Al nord questi Tuoba si assimilano ai cinesi e fondano un regno che loro prima chiamano regno dei Wei, regno dei Wei 386 d.C., e poi però si trasferiscono nell'antica capitale, che una delle due antiche capitali del nord, che si chiama Luoyang. Luoyang diventa la nuova capitale nel 494. Questi Tuoba in qualche modo ricostruiscono l'impero, d'accordo? Ricostruiscono almeno una parte dell'impero cinese a nord.
Ma non sono turchi? Sì, è vero, ma per una sorta, in base a una sorta di complesso di inferiorità, loro disconoscono le loro origini, cambiano anche i loro nomi, li trasformano in nomi cinesi, falsificano la loro storia, cioè proprio si vergognano quasi di essere nomadi selvaggi che erano arrivati dal nord, si fondono con i cinesi, vogliono dimenticare le loro origini, questi Tuoba, ed essere considerati a tutti gli effetti dei cinesi. Infatti, a Luoyang loro favoriscono l'affermazione del buddismo, d'accordo? Di una delle tradizionali religioni cinesi. Allora, i Tuoba devono cedere poi alla dinastia Sui, e lo so, sono tanti nomi. Nel 581, vedete, dopo la fine dell'impero Han, già i Tuoba avevano ricostruito un'unità di territori molto grandi. La dinastia Sui, 581 a.C., ricostituisce l'impero. Poi la dinastia Sui viene soppiantata da un'altra dinastia anche per via delle rivolte che subiscono per la enorme pressione fiscale. Nel 618 abbiamo una nuova dinastia, un impero cinese, ovvero i Tang, d'accordo? I Tang nei territori del fiume Azzurro. I Tang si basano sulla coltivazione del riso, la coltivazione tradizionale cinese, riescono a incrementare moltissimo la coltivazione di riso. Inizia una nuova fase di espansione della Cina che conquista territori con i Tang, si conquistano territori a ovest che la Cina mai e poi mai aveva posseduto. I Tang si spostano verso l'occidente, verso l'Asia centrale e riescono a distruggere i turchi, la parte più orientale dei turchi, conquistando quindi un bel pezzo dell'Asia centrale, cioè una parte, cioè territori che veramente la Cina, l'impero cinese, non aveva mai avuto fino ad allora. La cosa veramente interessante è che i cinesi con la dinastia Tang si spostano verso occidente nello stesso identico periodo in cui gli arabi, capite, venuti dall'altra parte, si spostano verso oriente. A un certo punto, in qualche modo, si incontrano, d'accordo? I Tang riescono a sottrarre agli arabi moltissime città importanti, città carovaniere, città importantissime, fino alla Transoxiana, cioè l'attuale Uzbekistan. Vedete, cioè, quanto a ovest è veramente impressionante. Quanto a ovest siano riusciti a spingersi i Tang, arrivano anche in Transoxiana e conquistano in realtà tutte le tre grandi città carovaniere dell'Asia orientale, sia Samarcanda, sia Bukhara, sia Tashkent. Tashkent, queste città cadono nei Romani intorno al 751. Quindi controllano un bel pezzo dell'Asia centrale, questi Tang, e aprono la via della seta. Questo è molto importante, la via della seta nei confronti dell'Occidente. Conquistando pezzi dell'Asia centrale, la Cina controlla completamente la via della seta, la controlla appunto fino alla Transoxiana, fino a Samarcanda, fino all'attuale Uzbekistan. Più a occidente i cinesi non riescono ad arrivare perché, come abbiamo detto, dall'altra parte vi era l'espansione dell'Islam, e infatti gli islamici riescono a fermare la Cina dei Tang nella battaglia di Talas. Diciamo che l'Asia centrale viene spartita in due,
ai cinesi a est e agli arabi a ovest. Questo non era mai successo nella storia, cioè non era mai successo nella storia che le tante città, stati e staterelli dell'Asia centrale fossero inglobati da due sole potenze, cioè l'Asia centrale, una miriade infinita di entità politiche, per la prima volta nella storia viene riunificata in parte, cioè viene riunificata a due. La parte orientale dell'Asia centrale viene conquistata dai cinesi, la parte occidentale dell'Asia centrale viene conquistata dagli arabi, dagli islamici. A un certo punto arabi e cinesi fanno la pace, finiscono le guerre tra di loro e definiscono il confine tra loro. Anche i Tang hanno un'organizzazione statale del commercio in cui il libero mercato, la libertà dei proprietari e degli imprenditori è in realtà molto molto scarsa. Abbiamo già detto che la Cina si è sempre basata su dei funzionari che sono anche dei letterati. Nel 669 questa tradizione viene rinforzata dai Tang, che provvedono a un enorme reclutamento di funzionari statali attraverso concorsi. Questi funzionari statali, che c'erano anche prima, adesso prendono il famoso nome di mandarini. I mandarini, attenzione, vengono selezionati attraverso concorsi, dei concorsi pubblici molto difficili. Si tratta a volte anche di scrivere e di interpretare antichissimi testi confuciani molto difficili che sono scritti in decine e decine di migliaia di caratteri diversi. Quindi, tuttavia, questo fatto dei concorsi permette anche alle famiglie più umili di poter far accedere da parte del proprio figlio, di poter far accedere da parte del proprio figlio un'ottima carica statale. Quindi questi funzionari devono avere anche una cultura letteraria, una cultura teologica, una cultura filosofica. Anche i Tang però vengono travolti dalle rivolte, ok? Loro, i Tang, dominano soprattutto le regioni del sud della Cina e le rivolte arrivano, come al solito, dal nord, dai contadini del nord. Anche i Tang sono travolti dal caos e dall'anarchia militare. Però, ripeto, a differenza di quello che succede in Occidente, cade un impero. Non succede che si formano stati regionali forti, arriva sempre un'altra dinastia che ricostituisce l'impero. Nel 960 l'impero cinese è ricostituito dai Sung, l'ennesima dinastia che riunisce tutti i territori cinesi in un impero. Ogni impero rispetto al precedente è sempre più grande. D'accordo, è sempre più grande. La dinastia dei Sung riunifica la Cina. Attenzione, la dinastia dei Sung era una dinastia un pochino chiusa. Infatti, subito dopo la loro presa di potere, la via della seta decade. Non sarà più possibile arrivare dalla Cina in Europa attraverso la via della seta. I Sung non hanno nessun interesse per il commercio, ma non hanno neanche nessun interesse nei confronti dell'Asia centrale. Il loro interesse è più verso, lo vedremo, è dall'altra parte, è più verso est, anche nei confronti dei mari cinesi a est. Quindi loro abbandonano l'Asia centrale cinese, a loro non interessano i traffici. La via della seta nel X secolo si blocca, d'accordo? Si blocca, come vedremo, sarà riaperta dall'espansione dei mongoli più di 3 secoli dopo. E i Sung ce l'avevano anche col buddismo, perché il buddismo, secondo loro, non era una religione nazionale, d'accordo? A differenza del confucianesimo, del taoismo, il buddismo veniva dalla Cina. Scusate, il buddismo veniva dall'India, no? Chi era Siddhartha Gautama?
il Buddha era indiano, quindi erano un po' nazionalisti e chiusi questi Sung, e quindi, a differenza delle dinastie precedenti, combattono in tutti i modi il buddismo. Il buddismo viene sradicato durissimamente da molte zone della Cina. Molti, moltissimi monasteri buddisti sono chiusi oppure distrutti. Decine di migliaia di monaci buddisti vengono privati delle loro cariche, del loro potere e spesso anche incarcerati. La via della seta, abbiamo detto, con l'Occidente decade e poi si interrompe, ma poi si interromperà definitivamente per alcuni secoli, indipendentemente dalla volontà dei Sung, perché la via della seta, tutti i paesi dell'Asia centrale della via della seta saranno soggetti alle scorrerie dei turchi, che quindi renderanno impossibile il passaggio. I Sung si espandono anche nella Cina del Sud e favoriscono un grande sviluppo economico della Cina. Impressionante veramente l'organizzazione agricola con queste risaie che danno un doppio raccolto di riso all'anno. I Sung cercano di commerciare, di avere buone relazioni con i paesi orientali, con la Corea, con il Giappone, con l'Indocina e con l'Indonesia. Quindi vedete rapporti commerciali a grande raggio. Forse per la prima volta nella storia della Cina ci dobbiamo smentire rispetto a quello che abbiamo detto prima. Abbiamo una classe di mercanti finalmente meno legata, meno controllata dallo Stato. Il commercio e la manifattura si sviluppano in maniera più libera e soprattutto il commercio e la manifattura diventano anche urbane. Le città si riempiono di commercianti, di mercanti, ma anche di industrie con i telai, e quindi non sono solo più città di burocrati. Lo sviluppo della navigazione è notevolissimo. D'altra parte, se ho detto che arrivano in Corea, in Giappone, in Indonesia, come ci arrivano? Ci devono navigare, e quindi hanno uno sviluppo della navigazione che, pensate, circa dall'anno 1000 fino alla fine circa del 1400, la navigazione cinese sarà enormemente più brillante di quella europea. Anche nel 400, quando gli europei stavano solcando il mondo, stavano scoprendo, lo sapete, territori in tantissimi continenti. Ma questo lo vedremo in una successiva lezione. La navigazione cinese aveva degli strumenti che non erano ancora arrivati in Europa, infatti arriveranno in Europa dalla Cina, come la bussola oppure il timone di poppa. Li inventano i cinesi queste innovazioni e poi dopo un po' arriveranno in Europa. Ma la Cina intorno all'anno 1000 possedeva davvero delle forme di organizzazione che in Europa non esistevano. Pensate che in Cina si stampava la carta moneta, una cosa impensabile in Europa. Vi era la stampa, d'accordo? Già nell'anno 1000 vi era una forte diffusione della stampa. C'era la polvere da sparo. La polvere da sparo arriverà in Occidente qualche secolo dopo. Va bene, che ve lo dico a fare? L'ennesima dinastia, l'ennesimo impero cinese è in difficoltà sempre per l'invasione dei nomadi e per le rivolte dei contadini. Queste sono sempre due cause della crisi di ogni impero cinese. Nel 1100 abbiamo sia rivolte contadine, sia pressione dei nomadi naturalmente a nord, che riescono come al solito tranquillamente, di slancio, senza problemi, a scavalcare la grande muraglia cinese. Che cosa succede? Nel 1126
La dinastia dei Sung abbandona il fiume Giallo e si trasferisce sul fiume Azzurro, d'accordo? Nella nuova capitale, la nuova capitale è Hangzhou, 1126. Hangzhou, dove comunque riescono a resistere, diciamo così, per un po' di tempo. Però ormai arriviamo al 1200 e nel 1200 abbiamo un altro popolo di nomadi, l'ennesimo che viene dal nord, ma che a differenza dei nomadi che abbiamo nominato finora, che abbiamo nominato prima, sarà un popolo inarrestabile che conquisterà totalmente la Cina e imporrà una propria dinastia in Cina. E conquisterà anche buona parte del resto dell'Asia fino ad arrivare con le proprie scorrerie in Europa, fino a conquistare anche pezzi della Russia e dell'Ucraina. Ovviamente sto parlando dei mongoli, all'inizio del 1200 diventano inarrestabili e vedremo quindi l'epopea dei mongoli nella prossima lezione. Spero che questa introduzione, diciamo, vi abbia interessato. Abbiamo dato, no, una certa idea della Cina, di quello che esisteva in Cina prima dell'invasione dei mongoli. La prossima volta parleremo dei mongoli e della dinastia che i mongoli impongono in Cina, gli Yuan. Poi però continueremo, attenzione, la storia della Cina dopo il crollo degli Yuan, della dinastia mongolica in Cina, con altre dinastie imperiali fino ad arrivare praticamente al 1500 nella storia della Cina. Questa lezione è stata semplice, però le prossime, le successive sui mongoli e sulle altre dinastie cinesi saranno un pochino più complesse e intricate. In questo ciclo di video lezioni, in cui parliamo dei cinesi e dei mongoli, inseriremo anche, per coerenza, la storia delle altre civiltà dell'Asia, come l'India, come il Giappone, come l'Iran oppure Persia. Quindi ci sarà davvero da divertirsi con le grandi civiltà dell'Estremo Oriente, le grandi civiltà dell'Asia. Vi saluto per il momento, arrivederci.